Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi andiamo a fare la prova su strada di questa fantastica Audi A4 Avant 2000 turbo diesel 150 cavalli nella versione sport. Ed eccoci amici sulla A4 Avant 2000 turbo diesel 150 cavalli. Versione sport, abbiamo anche questo fantastico cambio automatico S-Tronic a 7 marce, vettura del 2018 con solo 63.000 km, dotata di virtual cockpit, clima automatico a 3 zone, sedili riscaldati, c'è veramente di tutto e di più. Abbiamo anche le palette al volante, che su Audi sono sempre un optional, quindi possiamo andare a inserire le nostre marce come vogliamo. Adesso lo andiamo a provare. Come ben sapete, il cambio automatico S-Tronic tende sempre a inserire la marcia più lunga possibile rispetto alla velocità che stiamo andando e alla potenza richiesta. Infatti la vettura adesso è già in quarta, benché siamo solo ai 40 all'ora. Così in questo modo avremo un regime di giri molto bassi e avremo dei consumi molto molto bassi. Ed eccoci, vedete che si va a richiedere la potenza, vi va a cambiare più su. Adesso siamo già in quinta, sesta, spettacolare. Questa vettura, come vi dicevo, è dotata di fare lo xenon, sensori parcheggio avanti e dietro, il navigatore satellitare, che lo possiamo vedere sia qua che qua, quindi possiamo anche andare volendo a spegnere lo schermo e andiamo a utilizzare solo il cruscotto centrale. E poi ovviamente abbiamo la radio, il telefono Bluetooth, l'Audi Connect, abbiamo veramente tutto. Clima automatico a 3 zone e sedili riscaldati. Cruise control, gli specchietti che si chiudono elettricamente e anche questo è un optional, il virtual cockpit, quindi cruscotto digitale che possiamo andare a inserire dentro il navigatore, ma possiamo anche andare a vedere il telefono Bluetooth. Ovviamente una volta collegato vedremo la nostra rubrica, la facciamo scorrere e schiacciando il tastino ok possiamo, la telefonata parte in automatico. La radio, come sto facendo sulla radio, no? Se voglio cambiare vado qua su radio Manila, tac, e mi cambia la radio solo da questo pomellino. Il computer di bordo con la temperatura del motore, consumi in istantanea, ovviamente data e ora e tutto il resto che ne consegue, e poi di nuovo il navigatore satellitare. Questa vettura ha il cambio automatico a 7 marce, che possiamo metterlo sia in versione drive come la stiamo utilizzando adesso, che in versione sport. Basta che tiro indietro la leva in questo modo, vedete che è subito andata su di giri, perché la vettura quando è in versione sport lavora a 5-600 giri in più, il cambio è leggermente più reattivo e tiene solitamente sempre una marcia in meno scalata. La riporto in drive. Se voglio andare in manuale temporaneo, ad esempio adesso sono in quinta, se voglio scalare in quarta basta che con la levetta che ho qua scalo, la riporto in quinta, la lascio stare lì 5 secondi e la vettura torna in drive da sola. Se invece voglio andare in manuale permanente, sposto la leva a destra in questa maniera qua, mi verrà scritto M5 perché sono in quinta, e adesso la vettura è in modalità manuale permanente, quindi la vado io a guidare col cambio sequenziale. Adesso ho utilizzato la leva
che ho qua a destra, quindi tirandola indietro scalo, spingendola avanti aggiungo marce, vedete? Ma se lo voglio posso anche farlo dalle palette, quindi scalo, accelero, vedete? Accelero, cambio marcia fino alla settima e poi di nuovo la riporto in drive e lei fa tutto in automatico da sola, ma io posso anche andare a intervenire come faccio adesso in questa rotonda che vado a scalare. Quindi il cambio automatico di questa vettura è veramente versatile. Ora andiamo a inserirci qui sulla tangenziale. Tra l'altro è una vettura molto comoda, eh? Ha un sedile che è veramente di una comodità pazzesca. Anche come assetto, non è né troppo rigido né troppo morbido, è veramente spettacolare. Allora andiamo a provare qua, eccola qua, sesta e settima. Spettacolo. Adesso ho scalato di più, siamo in quinta, sesta, settima, 160 all'ora, siamo a 2000 giri, sembra di essere fermi. Quindi veramente una macchina da viaggio, veramente alla grande. Questa vettura noi la consegniamo con 36 mesi di garanzia, il tagliando fatto, olio e tutti i filtri, tappetini in gomma, doppie chiavi, libretto di istruzioni in italiano, lucidature esterni, sanificazione interni. Ovviamente la macchina ha già 60.000 km, quindi verrà anche effettuato la manutenzione del cambio automatico, già compresa nel prezzo, e avrete i 36 mesi di garanzia. La vettura come sempre la trovate da Bianco Auto a Motta di Castiglione d'Asti. Se volete venirla a vedere e provare ci contattate al numero 0141 96 92 14 o un'email a info@biancoauto.it, o potete anche mandarci un WhatsApp al 345 060 86 80. Ciao a tutti amici, alla prossima!